è la scintilla, è quel qualcosa che ci farà fare qualcosa di straordinario. Io sono rimasto sorpreso dal... sapevo del calore dei tifosi, ma sentirli in campo è qualcosa di diverso. È bello giocare con una curva così, con uno stadio con tanta gente, quindi deve diventare un po' la nostra forza. Tanto entusiasmo, volontà di essere protagonisti dopo una stagione archiviata con la salvezza ai play-out e di voltare pagina sono gli elementi che hanno accompagnato la Fidelisandria nella serata di presentazione della squadra alla piazza a 4 giorni di distanza dallo 0-0 casalingo contro il Potenza. Location selezionata per l'occasione è l'oratorio salesiano Don Bosco, un modo per riportare la Fidelis nel cuore della città dopo 2 anni di distanze forzate a causa della pandemia. Siamo partiti qualche tempo fa, è stato un lavoro complicato, difficile. Adesso il gruppo è ben coeso, compatto. Domenica c'è stata una risposta importante. Io ho chiesto ai ragazzi sempre di trascinare i nostri tifosi. Solo 3 i reduci della scorsa stagione, Ciotti, Urso e Tulli, quest'ultimo fuori lista, tantissimi volti nuovi, ovazioni per il difensore Dalmazzi, il pitbull Candellori e gli attaccanti Pavone, Bolsius e Scipos, quest'ultimo anche protagonista di un Forza Andria urlato in croato dal palco, molto applaudito anche capitano Arrigoni. Sono anche uno dei più esperti, quindi è una responsabilità che prendo e prendo volentieri e speriamo di fare tutto insieme del nostro meglio. Conosco il direttore da 3 anni a Teramo e quindi sicuramente poi la sua chiamata e comunque la piazza ha fatto la differenza poi nello scegliere. Durante la serata sono state presentate anche le 3 divise da gioco che la Fidelis indosserà nel corso della stagione. Non passa inosservato il ritorno dell'arancio sulla terza maglia, mentre la prima è un omaggio all'annata 97-98. Il team affidato a Mirko Cudini assicura il DS, non ha bisogno di altri innesti dal mercato degli svincolati. Adesso siamo completi, dobbiamo solo continuare ad allenarci, giocare e trovare le alchimie giuste anche tra reparti e tra calciatori, quindi ci siamo, insomma l'organico è pieno di alternative. Domenica sarà tempo della prima trasferta stagionale sul campo della Viterbese, tornata nel girone C dopo un anno nel gruppo B, avversario che Arrigoni e Federico hanno già incrociato a Teramo. La Viterbo è un ambiente caldo, un campo che è sempre stato ostico da giocarci, quindi sicuramente è una partita complicata che però noi vogliamo fare bene. Non ci sono partite semplici, soprattutto all'inizio, dove le squadre sono ancora, qualcuna in ritardo, qualcuna già dimostra di essere avanti, con grande umiltà ma con grande consapevolezza andremo a Viterbo per provare a vincerla.